Uno dei problemi che spesso, quasi sempre direi, si verificano negli uomini dopo i 50 anni è l'ipertrofia prostatica, che non risparmia quasi nessun uomo. E associata ad essa, come certe evidenze scientifiche suggeriscono, anche successivamente il cancro alla prostata, che sembrerebbe non risparmiare nessun uomo, però magari sviluppandosi in tarda età e di conseguenza avendo un'evoluzione molto lenta non viene praticamente neanche diagnosticato, comunque non è in grado di creare particolari problemi più delle volte. Ebbene, responsabile dell'ipertrofia prostatica ed eventualmente del cancro alla prostata è sempre stato ritenuto il testosterone e di conseguenza questo discorso ha sempre portato a una certa paura nei confronti del testosterone. In realtà successivamente si è visto che non è tanto il testosterone responsabile, ma un suo metabolita, il diidrotestosterone, che è praticamente frutto della conversione tramite un enzima che è la 5-alfa riduttasi del testosterone in diidrotestosterone. Tanto è vero che difatti le terapie farmacologiche proprio in caso di ipertrofia alla prostata sono a base di finasteride, che è un farmaco proprio che blocca questa conversione del testosterone in diidrotestosterone inibendo appunto la 5-alfa riduttasi. Vero è che però l'uso del finasteride, che è appunto un farmaco, in una certa percentuale di casi ha creato effetti collaterali quali per esempio anche disfunzione erettile e calo della libido, per cui è senz'altro meglio magari usare dei fitoterapici che sono altrettanto in grado di inibire questo enzima 5-alfa riduttasi, quindi diminuire la conversione del testosterone in diidrotestosterone, ma che sono esenti da questi effetti collaterali. Un'altra però causa dell'ipertrofia prostatica, che più recentemente è stata presa in considerazione, in realtà è anche l'aumento degli estrogeni. E questo perché gli estrogeni stessi in realtà favoriscono l'ipertrofia prostatica. E questo discorso nasce proprio dal fatto che la considerazione che il testosterone fosse, diciamo, l'elemento causante l'ipertrofia era discordante con il fatto che in realtà l'ipertrofia prostatica ed eventualmente il successivo cancro alla prostata avveniva in tarda età, quando semmai i livelli di testosterone sono più bassi, perché se fosse legato ai livelli di testosterone noi avremmo dovuto trovare anche queste problematiche in giovane età, quando il testosterone è molto alto. Ma in realtà in età più avanzata i livelli di testosterone si abbassano, perché il testosterone tende a convertire di più sia in diidrotestosterone ma soprattutto anche in estrogeni, perché aumenta l'aromatasi, questo enzima appunto che trasforma il testosterone in estrogeni. E gli estrogeni hanno un effetto diretto favorendo l'ipertrofia prostatica e hanno anche un effetto, diciamo, indiretto aumentando l'idrossilazione del testosterone, favorendo la produzione appunto di diidrotestosterone, quindi aumento dell'ipertrofia direttamente causata dagli estrogeni e invece anche dall'aumento indotto dagli stessi estrogeni del diidrotestosterone. Quindi a questo punto è senz'altro un approccio corretto magari sfruttare degli integratori che possono modulare queste vie di conversione. Uno degli integratori senza dubbio più efficaci è l'estratto di Pygeum africanum. Il Pygeum africanum contiene dei fitosteroli che hanno un'azione antinfiammatoria e inoltre appunto inibiscono la 5-alfa riduttasi e quindi bloccando la conversione del testosterone in diidrotestosterone. Un altro composto senz'altro interessante sono i semi di zucca. I semi di zucca sono ricchi di betasterolo, che appunto anch'esso un effetto inibente la formazione di DHT andando a inibire la 5-alfa riduttasi, e inoltre
diciamo, contrastano anche il legame stesso tra il dito testosterone e i recettori nella prostata. Inoltre i semi di zucchero sono anche particolarmente ricchi di zinco e lo zinco ha la proprietà di sia di inibire l'aromatasi e quindi diminuire la produzione di estrogeni che di inibire anche la 5-alfa riduttasi. Un'altra molecola che è assolutamente da prendere in considerazione è la vitamina D, anche perché molteplici studi hanno dimostrato che il cancro alla prostata è molto più frequente nei paesi del nord, cioè dove praticamente c'è una minor esposizione solare e di conseguenza una minor produzione di vitamina D. Un'altra molecola che potremmo prendere in considerazione proprio nella logica del benessere della prostata è il sulforafano, che è una molecola che è un po', diciamo, entrata alla ribalta dell'attenzione in questo periodo perché sappiamo avere un potente effetto immunostimolante ed essere anche in grado praticamente di invertire l'immune aging grazie alla sua capacità di migliorare a livello mitocondriale nei mitocondri delle cellule del sistema immunitario la produzione di ATP e quindi di rendere le cellule del sistema immunitario efficienti come quelle appunto di un giovane. Ma il sulforafano in realtà è conosciuto da tempo proprio per la sua efficacia antitumorale, soprattutto nei confronti del cancro al seno. E considerando che comunque il cancro al seno, la sensibilità del cancro al seno è poi comunque legata a una determinata espressione recettoriale e quindi nei confronti degli estrogeni, dato che abbiamo precedentemente detto come anche la prostata risente assolutamente di una determinata sensibilità recettoriale agli estrogeni, quindi non deve stupire che questa sostanza potrebbe essere anche presa in considerazione per diminuire, diciamo, l'effetto cancerogeno degli estrogeni. La cosa non deve sorprendere perché fondamentalmente i tessuti della prostata e del seno sono appunto dei tessuti ormonosensibili che hanno anche un'origine embriologica simile. Se poi associamo anche il licopene abbiamo un effetto potenziante. Si è visto tramite l'analisi di 66 studi, quindi una meta-analisi, praticamente svoltisi nell'arco di 20 anni, che hanno appunto somministrato il licopene come integratore a questi individui. Comunque è stato valutato il livello di licopene nel sangue. Si è visto che gli individui che avevano livelli di licopene più alti, quelli che erano più alti, praticamente avevano una riduzione di incorrere nel rischio di sviluppare il tumore alla prostata del 17%. Quindi direi che, date queste informazioni e queste considerazioni, un approccio integrativo che prenda in considerazione tutte queste sostanze senz'altro può essere utile per proteggere eventuali problematiche legate all'invecchiamento e appunto all'ipertrofia prostatica e anche al rischio di cancro.